rapporto tra dieta mediterranea e prodotti biologici. Questo è uno degli argomenti affrontati nell'incontro nazionale agricoltura biologica a Ceraso. Un rapporto che risulta facile sul piano teorico, meno facile su quello pratico e logistico. Il rapporto tra dieta mediterranea e agricoltura biologica è naturale, nel senso che una dieta mediterranea che si basa su alimenti di origine vegetale richiede chiaramente una naturalità del prodotto, e questo può essere garantito quasi esclusivamente da prodotti controllati, quindi di origine biologica, perché è impensabile una dieta mediterranea che nel suo essere, nel suo apparire, si collega a un'agricoltura di tipo intensivo, quindi con residui di pesticidi, di sostanze assolutamente velenose per il nostro corpo, per la salute quindi degli adulti e soprattutto dei bambini. Se infatti una delle direttive europee consiste nel consumo di almeno 5 porzioni di frutta e verdura al giorno, e questo sarà uno dei motivi della campagna a livello europeo che sarà trasportata anche a livello nazionale, questo consumo appunto di frutta e verdura, è impensabile introdurre una frutta e una verdura che non siano appunto biologici, quindi con un residuo praticamente nullo di sostanze pericolose. Abbiamo un modello antichissimo, perché praticamente la dieta mediterranea ha radici addirittura 10.000 anni fa, è un modello antichissimo che è nato proprio con lo sviluppo dell'agricoltura, quindi parliamo di un modello tradizionale antichissimo e che purtroppo negli ultimi anni ha causato una vera e propria inversione di tendenza, una inversione di marcia di cui anche il nostro territorio è stato vittima. E infatti il Parco del Cilento, così come ad esempio centri importanti industriali come questo al Cetolinao, abbiamo purtroppo quello stesso tasso di obesità tra i bambini e tra gli adulti. Questo nel nostro territorio ha un significato purtroppo negativo, perché significa un abbandono precoce in giro di pochissimi anni di un modello che ha fatto in modo che il Cilento diventasse modello anche di longevità. I comportamenti moderni alimentari sono appunto sono da rivedere in base proprio alla luce delle direttive, e direttive è una parola, è una direttiva dolce per così dire, legata alla dieta mediterranea, che bisogna assolutamente riosservare.